Il ballo dell'orso deriva da uno strato. Da uno strato. In tanti avete visto il video che ho pubblicato sul malessere fisico e mentale riscontrato in tanti cavalli all'interno di Fiera Cavalli a Verona. Adesso sono qui per darvi una spiegazione di tutti questi segni e segnali, in modo tale che possiate voi stessi riconoscerli in altre occasioni. Il ballo dell'orso è una stereotipia, non un vizio o un capriccio, ma piuttosto una strategia che il cavallo adotta per reagire allo stress. Come altre stereotipie, come il ticchio d'appoggio o l'incensare con la testa, il ballo dell'orso deriva da uno stato di frustrazione fisica e mentale, nel caso del ballo dovuta soprattutto all'isolamento sociale. Questa posizione viene definita iperflessione o roll cur, si arriva a toccare il petto. Causa dolore, stress o persino lesioni ai dischi intervertebrali, nell'area nucale e nel garrese. Questa posizione provoca uno schiacciamento della faringe, il cui diametro vedete indicato in rosso in queste immagini. La forte costrizione della faringe dovuta a questa posizione sembra essere all'origine dell'ostruzione dinamica delle vie aeree, di cui soffre il 77% dei cavalli sportivi. Inoltre, il roll cur impone scarsa possibilità di visione nel cavallo, come vediamo in queste immagini, che pone il cavaliere in una condizione di completa dominanza sui movimenti del cavallo. Completa dominanza la ritroviamo anche in queste immagini, dove i movimenti del cavallo sono controllati al millimetro. Non avere libertà di controllo dei movimenti porta il cavallo in una condizione nota come consapevolezza di impotenza o impotenza appresa, uno stato simil-depressivo in cui il cavallo sa di non avere più il controllo del proprio corpo. Non per niente anche ai cavalli vengono dati antidepressivi come la chetamina. I cavalli arabi esibiti nelle prove di bellezza sono tenuti il più possibile in stato eccitatorio, in modo che esibiscano la testa alta, le narici larghe e la coda portata alta. Tutto questo appare esaltarne la bellezza, ma è frutto di un malessere dovuto alla continua stimolazione di stati eccitatori. Non è una questione di razza, perché un cavallo arabo gestito come qualsiasi altro cavallo resta calmo e concentrato. I pony, sottoposti alle manipolazioni senza sosta dei bambini, subiscono lo stesso stato di frustrazione e di impotenza appresa di cui abbiamo parlato in precedenza. Sono completamente alla mercé dei bambini e non possono difendere la propria incolumità. Per non parlare dell'insegnamento che arriva ai bambini, ovvero di non curarsi del disagio altrui e di fare uso dell'altro come preferiscono. Questo cavallo, in riscaldamento per una gara di salto ostacoli, sebbene avesse il chiudi bocca stretto nella misura prevista dal regolamento, mostra chiari segni del dolore nel volto, come rilevato da diversi studi sulla mimica facciale nel dolore e di cui riporto un'immagine comparativa. I segni evidenti sono le narici dilatate con una concavità al centro, pur in scarsa richiesta fisica perché si stava solo riscaldando, il sopracciglio a triangolo con lo sguardo fisso nel vuoto, la bocca che mostra i denti e o la gengiva e la lingua portata fuori dalla bocca. Adesso avete a disposizione una mini guida per riconoscere gli stati più evidenti di malessere fisico e mentale nei cavalli. Fatene buon uso!